La riforma del mercato del lavoro riaccende le tensioni nel PD. Botta e risposta tra Renzi e la minoranza del partito. Cascate male, io cambio davvero le cose, dice il Premier prima di volare negli Stati Uniti. Bersani contrattacca, meritiamo rispetto tanto quanto Verdini. Intanto c'è chi pensa anche ad un referendum tra gli iscritti. Comincia a prendere forma e contenuto la riforma del mercato del lavoro. Secondo alcune anticipazioni, nel Job Ex non c'è solo l'abolizione dell'articolo 18 per i neoassunti, previsti per le aziende che assumono a tempo indeterminato incentivi e sconti sul costo del lavoro, per chi viene licenziato sussidi economici. Altro fronte caldo per il governo è quello dei debiti della pubblica amministrazione. Sui pagamenti Palazzo Chigi chiarisce che mancano da saldare solo 2-3 miliardi, ma dall'opposizione arrivano dure accuse. È una bugia, dice Grillo. Per Forza Italia mancano 60 miliardi, è incontestabile che quei debiti non siano stati pagati. In campionato, dopo tre giornate, sono già in fuga Juventus e Roma, entrambe a 9 punti e 3 vittorie consecutive. In crisi il Napoli alla seconda sconfitta, stavolta sul campo dell'Udinese, passo falso dell'Inter che ha pareggiato a Palermo, battuta d'arresto per Lazio e Torino. Sette e 29 minuti, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. In apertura cominciamo subito con la politica. Il viaggio di Renzi negli Stati Uniti è cominciato, in questo momento il Premier si trova a San Francisco a una cena con degli imprenditori, passerà poi per la Silicon Valley, visiterà la sede di Twitter, social network a lui molto caro, e poi Yahoo, e poi però passerà anche per la Fiat di Detroit. Questo viaggio negli Stati Uniti. E poi le tappe importantissime sono quelle dell'Assemblea Generale dell'ONU e del Vertice sui cambiamenti climatici. Ma prima di partire, come avete sentito anche dai titoli, c'è stato l'ennesimo scontro forte con le minoranze del partito per quello che riguarda anche le riforme del mercato del lavoro. Vediamo il servizio. Matteo Renzi lancia nuovo affondo, Pierluigi Bersani contrattacca. Sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è botta e risposta tra il Premier e l'ex segretario del PD. Dopo aver bollato la sinistra del Partito Democratico come vecchia guardia, il Presidente del Consiglio torna alla carica. Nel mio partito c'è chi pensa che dopo il 40,8% alle europee si possa continuare con un facite a muina, per cui non cambia niente e io faccio la foglia di fico. Sono cascati male, ho preso questi voti per cambiare l'Italia davvero, avverte il Premier prima di partire per il suo tour negli Stati Uniti. Bersani risponde a stretto giro. Con la mia storia conservatore no, non posso essere accusato di esserlo. Vecchia guardia posso accettarlo, ma più vecchia guardia di Berlusconi e Verdini chi c'è? Vedo che loro sono trattati con rispetto, spero che prima o poi capiti anche a me, ironizza l'ex segretario. Nel Jobs Act per Bersani di positivo ci sono le intenzioni dichiarate. C'è una norma molto vaga che si presta a varie interpretazioni. Il reintegro esiste in tutta Europa, quindi semplifichiamo, ma il reintegro resta, insiste. Gianni Cuperlo è duro con il Premier. Basta con le provocazioni di ultimatum. La delega sul lavoro è ancora troppo vaga. Chi fa il segretario ha il dovere di indicare il percorso. Non possiamo accettare una discussione strumentalizzata per dividere il PD tra innovatori e conservatori o minacciare decreti. La sinistra PD può contare tra Camera e Senato su un pacchetto consistente di parlamentari, forse 180. E torna ad alleggiare il fantasma della scissione, prospettiva che potrebbe diventare più concreta se Renzi scegliesse sulla riforma del mercato del lavoro di tirare dritto, magari ricorrendo a un decreto legge da convertire poi con il soccorso azzurro di Forza Italia o la sponda della Lega. Domani la minoranza del PD si riunirà per mettere a punto gli emendamenti alla legge delega sul mercato del lavoro, per stanare il governo su licenziamenti e ammortizzatori sociali, ma anche per indicare la via per una possibile mediazione, necessaria per evitare una resa dei conti dagli esiti imprevedibili nella direzione del partito il prossimo 29 settembre. Come avete sentito, è la legge di riforma del mercato del lavoro che accende le scintille su più fronti, una legge di cui si parla ormai da mesi ma che sta cominciando a prendere forma, soprattutto per quello che riguarda quella parte che è appunto quella più controversa, le tutele crescenti, i vari discorsi che si fanno attorno all'abolizione o meno dell'articolo 18. Insomma, si comincia a capire quali saranno i contenuti di questa nuova legge sul mercato del lavoro, il Job Act. Vediamo.
La riforma ideata dal governo dovrebbe modificare radicalmente i contratti di lavoro autonomo e dipendente, questi ultimi a tempo determinato e indeterminato a tutele crescenti. Per le aziende che ricorrono a quest'ultimo, il governo ha ipotizzato incentivi e sconti sul costo dei lavoratori. In particolare, questo è soprattutto il fulcro dello scontro con i sindacati, è previsto il superamento dell'articolo 18 per i primi 3 anni, che obbliga al reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa. Se dovesse superare l'esame del Parlamento, la riforma voluta da Palazzo Chigi non avrebbe efficacia retroattiva, nel senso che potrebbe essere applicata a tutti quei lavoratori, sia delle piccole che delle grandi aziende, assunti successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme. 2 le fasi previste nel contratto indeterminato a tutele crescenti. Nella prima, che potrebbe durare al massimo 3 anni, chi perde il lavoro potrebbe ricevere un'indennità proporzionata all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di occupazione nell'arco dei 3 anni. Nella seconda fase invece si potrebbe ricorrere ancora all'indennità o al reintegro. Niente più indennità di mobilità né cassa integrazione in deroga, previsti al loro posto ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori dipendenti per una durata massima di 2 anni, subordinata però a corsi di formazione e nuove offerte di lavoro. Su queste anticipazioni del Corriere della Sera si attendono ora le reazioni di imprese e sindacati. Intanto Confindustria, con il numero 1 Squinzi, sottolinea che l'abolizione dell'articolo 18 potrebbe andare bene a condizione che sia inquadrata in una riforma del lavoro che porti ad un contratto a tempo indeterminato, conveniente sia per le imprese che per i lavoratori. Ieri dai sindacati Nuovo Alto là il governo dicono abbia il coraggio politico di spiegarci cosa vuole fare, poi prenda le proprie decisioni, libero di ascoltarci. Per il segretario della CGIL Susanna Camusso, le modifiche all'articolo 18 e l'introduzione di nuovi ammortizzatori sociali non sono materie scambiabili. Se Renzi fa le tutele universali sulla disoccupazione ma toglie la cassa integrazione, spiega, allora i conti non tornano. E questo non c'entra con il fatto che il licenziamento debba avere una giusta causa. Pronti a discutere dell'articolo 18, a patto però di non toccare i diritti dei già assunti, sottolinea Luigi Angeletti. Quanto al demansionamento, ripete il segretario della UIL, sì al dialogo ma no alle deleghe in bianco. C'è un'altra questione scottante e controversa ed è quella del pagamento dei debiti dello Stato alle imprese. Il Premier si era dato come tempo limite il giorno di ieri, San Matteo, per il pagamento di tutti i debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Lui sostiene che ormai mancano solamente 2 o 3 miliardi da pagare appunto alle imprese, ma per le opposizioni non è così, sarebbero molti, ma molti di più i denari che lo Stato deve ancora alle imprese. Vediamo il servizio. Colpa del governo che non ha pagato, no, colpa delle aziende che non si sono registrate per attivare, come si dice, i pagamenti. Che la questione del debito pubblico alle imprese fosse un iceberg più che una montagna era noto, lo si era capito fin dai tempi del governo Monti, ma che il caso dovesse scoppiare per una promessa fatta dal Presidente del Consiglio durante una puntata di Porta a Porta può essere addebitato solo alla frenesia mediatica di una politica intesa sempre più come comunicazione. Entro il 21 settembre sarà tutto pagato, aveva infatti detto Renzi, e puntuali il 21 sono scoppiate le polemiche, con il governo che in una lunga nota spiega che la promessa è mantenuta, che mancano solo 2 o 3 miliardi e se mancano dipende dal rischio di sforare il tetto del 3% del deficit e dal fatto che appunto le aziende non hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare. Numeri assai diversi sono quelli invece forniti in zona non governativa. Secondo Confartigianato manca all'appello una cifra 10 volte superiore, più di 20 miliardi, mentre per la CGA di Mestre sono molti di più. La cifra totale erogata sino ad oggi dovrebbe attestarsi, calcolano, intorno ai 31-32 miliardi di euro, pari al 56% del totale stanziato. In termini assoluti, alle imprese rimarrebbero da saldare altri 24-25 miliardi. Per non parlare dell'ex commissario all'Unione Europea, Tajani, che avanzò a suo tempo una procedura di infrazione, si arriverebbe addirittura a 60 miliardi, secondo lui. E puntuale Beppe Grillo, dal suo sito, fa sentire la voce di protesta. Al di là del mancato pagamento di tutte le risorse messe a disposizione, al fondo della questione sta un punto cruciale, fondamentalmente all'origine dell'attuale valzer delle cifre. A quanto ammonta lo stock di debito accumulato dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese? Un problema che a quanto pare né il Ministero né la Banca d'Italia sono ancora riusciti a chiarire, sotto gli occhi quanto mai vigili e attenti dell'Unione Europea.
Torniamo a parlare di crisi economica globale, se ne è occupato il G20 in Australia e da lì è arrivato un appello, un richiamo a paesi come il Giappone e alla Germania a fare di più per far ripartire la crescita nelle rispettive aree di competenza, la Germania in particolare ovviamente in Europa. Appello che la Germania ha rigirato subito in maniera negativa ovviamente a figure importanti come Draghi e come i governi dei paesi come Italia e Francia che devono fare riforme ancora annunciate. Insomma, questa è la sintesi. Vediamo il servizio. La ripresa globale è ben lungi dall'essere solida e questa in sostanza l'analisi della situazione economica mondiale del G20 di Cairns. Nel comunicato finale si parla infatti di crescita disomogenea inferiore alle attese e insufficiente a creare i posti di lavoro necessari oggi a rilanciare i consumi. È obbligatorio dunque accelerare almeno di un 2% supplementare entro il 2018. Le differenze però stanno tutte nelle modalità necessarie ad imprimere al prodotto interno lordo questa accelerazione. In molti, a cominciare dal segretario statunitense al tesoro, lui puntano il dito su Giappone ed Eurozona, che devono fare di più, a cominciare dalla Germania, che potrebbe dare enormi stimoli alla crescita europea partendo dal suo grande surplus commerciale. Solo le riforme strutturali sono la base per la ripresa, non politiche espansive da parte degli Stati o della Banca Centrale Europea, che invece rischiano di creare una nuova bolla speculativa. Questa la poco accondiscendente risposta del ministro delle finanze tedesche Schäuble, cui fa eco in un'intervista allo Spiegel il presidente della Bundesbank, il super falco Jens Weidmann, che si scaglia prima contro Mario Draghi ed il piano di acquisto di titoli cartolarizzati, i cosiddetti ABS, un'operazione equivalente, secondo Weidmann, ad un trasferimento di rischi dalle banche all'Eurotower, a spese dunque del contribuente. Poi sposta l'obiettivo su Francia e Italia. Finché questi due paesi non implementeranno le riforme strutturali, sostiene, l'Eurozona non uscirà dalle sue condizioni di debolezza. L'Italia ha identificato con chiarezza una propria strategia, mettendo in cima all'agenda le riforme strutturali indispensabili per migliorare la competitività, l'attrattività e il clima economico. Queste le parole pronunciate dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan al termine dei lavori in Australia. Non è una risposta a Weidmann, ma è come se lo fosse. La sconfitta del fronte indipendentista in Scozia non ha intaccato le aspirazioni del popolo leghista, che ieri si è ritrovato per il raduno di Cittadella. Siamo nella provincia di Padova, c'era il segretario Salvini, rientrato da Edimburgo, il quale appunto, nonostante la sconfitta, ha detto che le secessioni, le indipendenze sono in cammino, la Scozia e la Catalogna sono solamente degli esempi, e poi è tornato a scagliarsi contro l'operazione Mare Nostrum. Sentiamo. Futuro e indipendenza. Lo slogan lanciato nel giorno della festa della Lega da tutti i big del partito sul palco di Piazza Piero Bona a Cittadella, nel padovano roccaforte leghista da molti anni, 21 per l'esattezza, punta dritto al referendum consultivo. Indipendenti, sì, anche dall'ipotesi di future alleanze col centrodestra, che, dice dal palco il segretario federale Matteo Salvini, non esiste. Se si votasse domani mattina, la Lega andrebbe da sola. Una scelta, quella di cambiare città per la festa dei popoli padani da Venezia a Cittadella, voluta proprio da Salvini, che nel giorno del suo onomastico ricorda subito all'altro Matteo, il Presidente del Consiglio, le promesse non mantenute, come quella sui conti della pubblica amministrazione, una scommessa persa e un pegno ancora da pagare. Poi dà appuntamento ai suoi a Milano il 18 ottobre per una manifestazione contro Mare Nostrum, un'operazione che costa alle casse dello Stato 1.200.000.000 di euro, ricorda il segretario leghista. Tanti quanti ce ne vorrebbero, dice, per rendere gratuito l'asilo ai bambini fino ai 3 anni. Una delle proposte, questa dell'asilo, come anche quella sulla tassazione della prostituzione, che farà a Renzi nell'incontro fissato per la prossima settimana. E infine il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, che si farà, promette, nonostante Roma. Il voto scozzese è stata una lezione di democrazia per tutti i paesi dell'Unione, dice Salvini, come dovrebbe esserlo anche quella legge regionale impugnata dal governo lo scorso agosto, gli fa eco il governatore Zaia, che in vista delle regionali di primavera non ha intenzione di gettare la spugna. Indipendenti anche in Lombardia, faremo lo statuto speciale nonostante il governo di Roma e torneremo al grande Lombardo-Veneto, rincalza dal palco il presidente Roberto Maroni. Mare Nostrum sempre nel mirino della Lega, ma che ha salvato finora decine di migliaia di vite. Ieri però ad intervenire è stato un mercantile accorso subito sul luogo del disastro, neanche 30 miglia dalle coste libiche, l'ennesimo gommone che si è rovesciato, l'ennesima tragedia. 10 morti, 30 dispersi al momento, 55 le persone salvate.
Il 2014 rischia di diventare l'anno record delle vittime in mare, colpa anche delle nuove pericolosissime rotte degli scafisti e dei metodi usati. Ormai i migranti vengono fatti trasbordare da un mezzo all'altro durante il viaggio, aumentando così i rischi di naufragio, l'ultimo è di ieri. E il bilancio è come sempre ancora provvisorio e forse sarà destinato a rimanerlo. Questa volta un barcone è affondato circa 30 miglia dalle coste della Libia. L'allarme è scattato quando al comando generale delle capitanerie di porto è arrivata una telefonata satellitare. Quando sono state individuate le coordinate sul posto è stato dirottato un mercantile battente bandiera di Singapore. I marinai tra le onde hanno subito avvistato una decina di corpi. Immediate sono scattate le operazioni di soccorso. Più di 50 persone sono state portate a bordo, ma i superstiti dicono che su quel barcone c'erano circa 100 migranti diretti tutti in Italia. Questa mattina ricominceranno le ricerche dei dispersi e anche questa volta le speranze di trovare ancora qualcuno in vita sono molto, molto basse. Dall'inizio dell'anno sono circa 2.000 le persone scomparse in mare. Solo nel 2011 era andata peggio con 1.800 dispersi. A novembre terminerà anche l'operazione italiana Mare Nostrum, sostituita dalla missione europea Frontex Plus. Bruxelles ha già annunciato che i confini di intervento saranno più limitati, uomini e mezzi pure. Ma la situazione politica nei paesi caldi del Mediterraneo non è affatto migliorata e allora è difficile immaginare cosa potrà accadere. Ieri la Germania ha annunciato che non è più in grado di accogliere i migranti. L'Austria sempre ieri ha chiuso le frontiere a un gruppo di siriani ed iracheni. Non ci sono le condizioni per poter garantire la serenità per me necessaria. Queste le parole scritte dal maestro Muti che ieri si è dimesso con una lettera dal Teatro di Roma. Lo ha fatto appunto con questa missiva inviata dagli Stati Uniti, nella quale il direttore d'orchestra chiude il rapporto che lo legava da anni all'istituzione romana. I vertici del teatro parlano di un fulmine a ciel sereno, ma il gesto di Muti è in realtà solo l'atto conclusivo di un complicato rapporto tra direzione e lavoratori, con referendum, scioperi minacciati alla cui origine c'è la situazione di gravissima sofferenza economica in cui il teatro versa da tempo. Muti era stato nominato direttore a vita e quest'anno avrebbe dovuto dirigere l'Aida e le nozze di Figaro. Adesso il campionato di calcio che ha già ben delineata la situazione, sono due le squadre in testa e sembrano già in fuga. Vediamo. Prove tecniche di fuga. Fuga a due con i giallorossi che raggiungono i bianconeri adesso appaiati davanti a tutti. Unica punteggio pieno dopo sole tre giornate. Garcia tiene alta la tensione anche senza Totti strapazza Alex Zeman ed il suo Cagliari. La Roma ha risolto la pratica nel giro di tre minuti tra decimo e tredicesimo. Dopo il gol di destro è stato Florenzi a fare spettacolo tra campo e tribuna, abbraccio a nonna compreso. Si staccano impietosamente molte delle altre big o presunte tali. Il Napoli ha aperto ufficialmente la crisi andando a perdere di misura ad Udine in un match in cui Benitez ha fatto di tutto per complicarsi la vita da solo, partendo senza Mertens e Callejon. De Laurentiis ha dato al tecnico spagnolo due partite, turno infrasettimanale incluso, per cambiare la squadra o cambiare aria. Ha zoppicato anche l'Inter, costretta ad inseguire sul campo del neopromosso Palermo. I nerazzurri, passati in svantaggio dopo il gol di Vasquez, abile a sfruttare un errore di Vidic, hanno raggiunto il pari con Kovacic, anche se possono recriminare per un gol ingiustamente annullato che ha impedito a Mazzarri di mantenersi a distanza di vista dalle capoliste. Male la Lazio, che dopo una partita sempre controllata e a tratti dominata ha pagato dazio a un Genoa più concreto. Tra le possibili aspiranti all'ascesa in classifica ha fatto meglio la Fiorentina, passata di misura su un campo difficile come quello di Bergamo grazie a Kurtic. Mentre alza il tiro il sorprendente Verona, oggi terza forza del torneo, dopo la vittoria sul campo di un Torino tanto generoso quanto incapace di concretizzare che ha fallito un calcio di rigore. Mentre sui futuri equilibri di classifica qualcosa potrebbe dire il Parma. Antonio Cassano ieri si è caricato il gialloblu sulle spalle firmando con una doppietta il successo esterno sul Chievo e mercoledì, mentre la Juventus riceverà la visita del neopromosso Cesena, il gioiello di Bari Vecchia guiderà i suoi da ex contro la Roma. Sul circuito cittadino e in notturna a Singapore è successo che si è riaperta la corsa al mondiale, una corsa che però ha una corsa al podio ieri da cui è rimasta fuori la Ferrari. Vediamo. Per Rosberg il colpo è quasi da KO. Hamilton affronterà il rush finale della stagione con tutti i bioritmi favorevoli. A due settimane dal Gran Premio del Giappone il suo vantaggio è minimo, 3 punti, ma adesso sta al suo inseguitore dimostrare quella determinazione che al pilota inglese non è mai mancata, nemmeno quando il suo ritardo era nettissimo, 29 punti a fine giugno.
La rincorsa a Rosberg, iniziata a metà marzo, è finita e da Suzuka fra 2 settimane si ricomincerà da zero, anzi da +3 per il britannico, che ha preso il via senza la scomoda presenza al suo fianco di un Rosberg letteralmente bersagliato dalla cattiva sorte. La sua corsa è durata soli 14 giri all'interno del box. L'atmosfera era ad altissima tensione. Ora è Nico a trovarsi nella scomoda posizione dell'inseguitore. Finché è stato in corsa, da fondo schieramento, ha potuto soltanto intuire che il suo rivale stava prendendo il volo, inseguito dalle Red Bull e da un Alonso finalmente in grado di lottare per il podio. Vettel, secondo, ma sorpassato da Hamilton a soli 5 giri dalla bandiera a scacchi, lo ha battuto per meno di 2 secondi. Ricciardo, terzo, era lontano poco più di 1 secondo. Ferrari allora forse sulla via della guarigione, proprio adesso che Alonso fa capire di voler cambiare aria. E se l'asturiano dà la colpa all'incidente fra Perez e Sutil, che ha provocato l'ingresso in pista della safety car, per Raikkonen non c'è neanche da arrabbiarsi. Un 8° posto senza gloria, ad oltre 1 minuto da Hamilton, dopo aver sgomitato nella parte meno nobile del gruppone. 7:49 minuti, ci fermiamo qui, continuate a seguirci sul sito e su Twitter, subito dopo c'è di nuovo Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. Ci ritroviamo domattina, buona giornata, arrivederci.